Nell'esercizio di questo video viene dato il campo f di xy uguale a 2x diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro, virgola 3y diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro. Viene chiesto di dire se il campo f è un campo conservativo e poi detta gamma di t, la curva 3 coseno di t, virgola 4 seno di t quando t appartiene all'intervallo 0, 2 pi greco, si chiede di calcolare il lavoro compiuto dal campo F lungo la curva gamma di t. Iniziamo dunque dalla prima richiesta. Normalmente la prassi per risolvere un esercizio di questo tipo qual è? È usare il fatto che se un campo F è irrotazionale ed è definito su un dominio semplicemente connesso, allora dalla teoria sappiamo che automaticamente F è un campo conservativo. Nel nostro caso F dove è definito? Qual è il dominio di F? Beh, F è definita su tutto il piano eccetto i punti in cui si annulla il denominatore. Il denominatore è radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro. Sappiamo che è uguale a 0 se e soltanto se quello che sta sotto la radice è uguale a 0, quindi 2x quadro più 3y quadro uguale a 0. Ma questo quando avviene? Noi abbiamo la somma di due quantità positive, perché comunque è due volte un quadrato più tre volte un quadrato, sono entrambe quantità positive, è nulla. Se e soltanto se i due numeri sono nulli, quindi se e soltanto se x uguale a y uguale a 0, e quindi in sostanza il dominio di F è tutto il piano cartesiano, quindi tutto il piano meno il punto 0,0. Questo dominio non è un dominio semplicemente connesso. E quindi cosa implica che il fatto che il dominio di F non sia semplicemente connesso? Implica il fatto che non possiamo usare argomenti di irrotazionalità per determinare se F è conservativo o meno. E come si procede dunque? Beh, quello che andremo a fare è andiamo a cercare un potenziale del campo vettoriale. Se effettivamente riusciamo a trovare tale potenziale, allora possiamo concludere che il campo è conservativo proprio per definizione. Se invece non riusciamo a trovare un potenziale, significa che il campo non è conservativo. Quindi quello che andiamo a fare è cerchiamo. Cosa vuol dire cercare un potenziale? Quindi stiamo cercando una funzione che chiamiamola v grande in due variabili, in x e y, perché in questo caso il campo è in due variabili, tale che la derivata rispetto alla x di v di xy deve essere uguale alla prima componente del campo e la derivata rispetto alla y di v di xy deve essere uguale alla seconda componente del campo. Dove quindi cosa intendo con f1 e f2? Con f1 intendo la prima componente del campo, ovvero tutta questa, e con f2 intendo la seconda componente. Quindi nel nostro caso abbiamo che la derivata rispetto a x di v deve essere uguale a 2x diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro, mentre la derivata rispetto a y di v deve essere uguale a 3y diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro. Dobbiamo risolvere queste due equazioni. Iniziamo dalla prima, quindi cosa otteniamo? Ad esempio, la prima abbiamo una derivata rispetto alla x nel primo membro, quindi quello che facciamo è integriamo entrambi i membri rispetto a x, e quindi quello che otteniamo è che v di xy, quindi l'integrale rispetto a x della derivata rispetto a x di v, che è proprio v, deve essere uguale all'integrale di 2x diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro, l'integrale fatto rispetto a x. Dobbiamo dunque risolvere questa integrale. Per risolverlo facciamo qualche osservazione. La prima osservazione da fare è che la derivata di quello che sta dentro la radice, quindi la derivata di 2x quadro più 3y quadro, ovviamente la derivata rispetto a x, vale 4x, che è quasi
Il numeratore abbiamo soltanto 2x, non 4x. Comunque, questo ci suggerisce di fare un cambiamento di variabili e di chiamare ad esempio t la quantità che sta sotto radice, quindi 2x quadro più 3y quadro. Come diventa il dt rispetto al dx? Quindi, se deriviamo rispetto a x, otteniamo 4x dx. E quindi, cosa possiamo fare? Possiamo ad esempio aggiungere e togliere 2, quindi moltiplichiamo per 2 e dividiamo per 2, quello che otteniamo al numeratore otteniamo un 4x, mentre questo per un mezzo lo possiamo portare fuori dall'integrale, quindi un mezzo che moltiplica 4x diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro, e adesso 4x dx diventa il nostro dt, e quindi quello che otteniamo è uguale un mezzo radice quadrata di un mezzo integrale di 1 diviso radice quadrata di t in dt, ovvero usando la proprietà delle potenze, è un mezzo l'integrale di t elevato alla un meno un mezzo in dt. Quindi, se adesso andiamo a svolgere questa integrale, qual è la primitiva di t elevato alla meno un mezzo? Semplicemente, quindi abbiamo un mezzo per t elevato alla meno un mezzo più 1 diviso meno un mezzo più 1. Ora, 1 meno un mezzo è uguale a un mezzo, quindi abbiamo t elevato a qualcosa diviso un mezzo, che per proprietà delle doppie frazioni è come moltiplicare tutto per 2, quindi qui possiamo togliere questa frazione, aggiungere un 2 qui, e poi quello che abbiamo è t elevato alla un mezzo, perché è 1 meno un mezzo. E quindi in sostanza quello che abbiamo ottenuto andando a semplificare questo 2 con questo 2 e andando a sostituire l'espressione di t, abbiamo t elevato all'1 mezzo, ma t era uguale a 2x quadro più 3y quadro, quindi quello che otteniamo è radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro, il tutto più non una costante, ma stavolta una funzione c che dipende soltanto da y. Quindi abbiamo ottenuto dalla prima equazione che v di xy deve essere uguale alla radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro più c di y. Perché si mette questa c di y, cioè non si mette una costante ma una funzione che dipende da y? Perché se adesso andassimo a derivare rispetto alla x, quello che otteniamo è che la derivata parziale rispetto alla x di v è uguale alla derivata parziale di quella radice che fa proprio 2x diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro, più è quello che servirebbe la derivata parziale rispetto alla x di c di y, ma c di y è una funzione che dipende solo da y, e quindi la derivata parziale rispetto alla x non dà contributo, e quindi riotteniamo esattamente la prima equazione, cioè quella che ci serviva. Ora cosa facciamo? Abbiamo trovato una espressione per v di xy, cioè se la prima equazione è risolta, dalla prima equazione v di xy deve avere questa forma, e quello che andiamo a fare è andare a sostituire questa espressione di v nella seconda equazione. Quindi sostituiamo nella seconda seconda equazione, cosa diceva? Che la derivata parziale rispetto alla y di v, che in questo caso se andiamo a derivare rispetto alla y, allora abbiamo la derivata rispetto alla y della radice quadrata, che è la derivata di una funzione composta. Quindi come cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima derivare quello che sta dentro la radice, in questo caso è 2x quadro più 3y quadro, derivato rispetto alla y fa semplicemente 6y. E poi dobbiamo moltiplicare il tutto per la derivata della funzione radice quadrata, però calcolata in 2x quadro più 3y quadro. Siccome la derivata della funzione radice quadrata è 1 diviso 2 volte radice quadrata, quello che otteniamo è per 1 diviso 2 volte radice quadrata, e dobbiamo calcolarla proprio nell'argomento 2x quadro più 3y quadro. E poi al tutto dobbiamo sommare più la derivata rispetto a y di c di y, in questo caso diventa proprio la derivata prima della funzione c di y, e deve essere uguale dalla seconda equazione a 3y diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro. Quindi
Andiamo a fare qualche semplificazione. Questo 2 e questo 6 si possono semplificare, quindi quello che rimane più un 3 e quello che abbiamo ottenuto è che 3y diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro più c' di y deve proprio essere uguale a 3y diviso radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro. Possiamo semplificare questi due termini e quello che rimane è che c' di y deve essere uguale a 0, ovvero c' di y deve essere uguale, c di y deve essere uguale a una costante, chiamiamola c. E quindi effettivamente abbiamo trovato un potenziale, abbiamo trovato che v di xy uguale radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro più c di y, che abbiamo detto essere una costante, più c definisce al variare di c in r un potenziale per il campo F. Questo al variare di c in r è da intendersi nel senso fissata una costante c, w di xy definita radice quadrata di 2x quadro più 3y quadro più c è un potenziale del campo F. Se cambiamo c otteniamo un'altra funzione v grande di xy che è a sua volta un potenziale del campo F, quindi abbiamo ottenuto infiniti potenziali al variare della costante c. E quindi effettivamente, siccome abbiamo trovato un potenziale del campo vettoriale, possiamo concludere che il campo è un campo conservativo. F è un campo conservativo. Passiamo ora alla seconda richiesta. Veniva data la curva gamma di t uguale a 3 coseno di t, 4 seno di t quando t appartiene all'intervallo 0, 2 pi greco e si chiede di calcolare il lavoro compiuto da F lungo la curva gamma. Quindi abbiamo gamma di t uguale 3 coseno di t, 4 seno di t quando t appartiene all'intervallo 0, 2 pi greco. Andiamo a rappresentarci graficamente questa curva. Mettiamoci nel piano cartesiano, questo è l'asse delle x, questo è l'asse delle y. Se non ci fossero stati questi coefficienti davanti a coseno e seno, cioè se non ci fosse stato né 3 né 4, quello che avremmo avuto è l'equazione, la parametrizzazione di circonferenza, mentre con questi coefficienti abbiamo la parametrizzazione di un'ellisse. Infatti, quando t uguale a 0 ci troviamo nel punto 3,0, quindi in questo punto. Poi, quando t è uguale a pi greco mezzi, ci troviamo nel punto 0,4. Quando t è uguale a pi greco, ci troviamo nel punto meno 3,0. Quando t è uguale a 3 mezzi pi greco, ci troviamo nel punto 0, meno 4. E quindi la nostra curva sarà un'ellisse più o meno fatta così. Perché ci ha aiutato a rappresentarla graficamente? Perché adesso è evidente che la curva gamma di t è una curva chiusa. E con questo abbiamo concluso perché sappiamo che un campo conservativo, sappiamo che il nostro campo F è conservativo e quindi il lavoro lungo una curva chiusa è sempre nullo. Il lavoro di F lungo la curva gamma è uguale a 0 perché il campo F è conservativo. Con questo abbiamo concluso l'esercizio.